Con voto all'unanimità e bipartisan, l'intero Consiglio Comunale di Pozzuoli, in rappresentanza di tutte le forze politiche, ha approvato la proposta di delibera presentata dal sindaco Vincenzo Figliolia per aumentare a 80.000 euro lo stanziamento economico che il Comune di Pozzuoli metterà a disposizione delle famiglie delle vittime della tragedia di Monteforte Irpino. Un gesto del quale il sindaco si dice orgoglioso. No, noi abbiamo avuto un comportamento che sono stato orgoglioso di far parte di questo Consiglio Comunale. Al di là dei colori politici c'è stato un manifesto unico di lutto per la città, di solidarietà. Penso che questo sia l'inizio di un nuovo metodo di stare insieme, di fare politica insieme in questa città, nel distinguo della classe dirigente. Tragedie come quella che ha colpito la comunità puteolana hanno il potere di cambiare la vita delle persone, ha ribadito il primo cittadino. Per certi versi anche in meglio, richiamando l'attenzione su quelli che sono i veri valori della vita, che spesso si tende a dimenticare. Purtroppo da questo momento in poi, quello che ho vissuto dopo quel giorno, una vita per me sarà diversa, non sarà più come l'altro ieri, perché è un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo e mi ha fatto capire che insomma valgono, i valori non ci sono più e che bisogna tornare un attimino indietro, guardarci indietro prima di correre con le ansie e le tensioni senza dimenticarci di che cosa siamo e di chi siamo. La solidarietà dei puteolani rispetto al lutto che ha colpito intere famiglie non servirà però a cancellare il ricordo di quegli attimi terribili dagli occhi di chi in prima persona li ha vissuti. Nel suo intervento lei ha fatto capire chiaramente che questa tragedia l'ha colpita profondamente, non più tanto come politico ma come persona. Si rende conto della gravità di certe situazioni? Guardi, io quando sono arrivato lì la mattina ho visto una scena che a 51 anni non avevo mai visto, quindi una cosa che mi è rimasta impressa, quindi purtroppo le cose che rimangono impresse con 30 salme, 38 salme una vicino all'altro, vi segnano la vita, insomma. Io sono uno che purtroppo un essere umano, non sono un robot, quindi questa scena a me mi ha segnato moltissimo e me la porterò dentro di me fino all'ultimo giorno della mia esistenza. Questo importante atto del Consiglio Comunale Puteolano a sostegno delle famiglie che in quell'incidente hanno perso non solo gli affetti ma anche in alcuni casi l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare ha messo in moto la macchina della solidarietà. La Direzione Provinciale Prima di Napoli dell'Agenzia delle Entrate e l'Ordine dei Commercialisti di Napoli e Provincia ha inviato una nota ufficiale al sindaco Figliolia informandolo della disponibilità dei due enti di fornire servizi di informazione e assistenza dedicati ai familiari delle vittime, supportandoli nell'assolvimento degli adempimenti e nel disbrigo di pratiche in materia di tributi erariali direttamente o indirettamente connessi al drammatico evento. I commercialisti iscritti all'Ordine di Napoli porranno gratuitamente la propria professionalità al servizio dei cittadini colpiti dalla tragedia, bisognosi di consulenza di natura fiscale. L'iniziativa parte a settembre, secondo modalità operative che saranno concordate direttamente con l'amministrazione comunale di Pozzuoli.